scuola elementare, prima elementare asilo, tutti i bambini disegnavano le cornicette con i fiori, disegnavo le macchine che si incastravano. A 7 anni già disegnavo una macchina a astrometria, a 11 già con una leggera prospettiva. Ho una passione nata per il disegno. Nel disegno esprimo me stesso, nel disegno esprimo una parte creativa, forse anche un po' onirica. Ho sempre il cervello abbastanza immerso in quello che è la creatività, non solo in un ufficio ma anche fuori dall'ufficio. Ognuno di noi coltiva una parte creativa che non è proprio razionale e non può essere schematica, no? E questa è la parte più bella del mio lavoro. Io riesco a trasferire tutta questa complessità poi in un oggetto che deve essere un'armonia, no? Come uno spartito di mille note, tutte ben accordate, tutte molto ben spaziate. Occorre disciplina, occorre metodo e occorre anche un pizzico di visione. L'essere non troppo ancorati a quello che si fa ci aiuta sempre ad avere un atteggiamento molto thinking forward. Qui mi occupo tendenzialmente di tutto ciò che riguarda lo stile, quindi dalle prime fasi creative fino alla fase terminale, quindi anche di ingegnerizzazione. È un'attività bellissima perché ci coinvolge giornalmente, quotidianamente nello sviluppo, da un disegno fino alla vettura fisica vera e propria, quindi assistiamo a una creazione, per noi è un po' come un parto. Non è un lavoro comune, non ci sono orari comuni, spesso ci impiega a mettere da parte le nostre vite personali. Deve essere anche un piacere, una passione, no? Sposata con un minimo di umiltà. Sono Gian Piero, Lead Interior Designer.